Per me è stato veramente un onore avere a questo tavolo un centrodestra unito che rappresenta anche le forze che hanno governato in regione e che si presenta nuovamente ancora una volta unito a Duino Aurisina. Daniela Pallotta ci riprova, forte dell'appoggio di tutto il centrodestra unito con i coordinatori regionali, a sostenerne la candidatura. Il sindaco uscente ha esordito ringraziando la sua giunta, elencando tutte le opere iniziate e portate a termine e l'impegno difficilissimo che ha visto gli amministratori locali in prima linea a tutela della salute durante la pandemia. Ha poi indicato le priorità per il prossimo mandato. Sarà la realizzazione del Parco dei Dinosauri con un museo con gli scavi all'aperto. Abbiamo ricevuto un importante finanziamento dalla regione, ma il parco non è una cosa che si crea in poco tempo. E poi abbiamo una grande ambizione, quella di realizzare un polo scolastico con strutture sportive per i nostri ragazzi, innovativo. A livello politico ha annunciato la formazione di una lista Pallotta sindaco. Non rappresenta un distacco dalle altre forze, ma amplia la coalizione di centrodestra. Unità ritrovata in seno alla giunta, dunque, dopo i malumori recenti, in particolare col vice sindaco Romita. Sicuramente con Daniela abbiamo non solo chiarito, ma abbiamo rafforzato la nostra amicizia, che era quella la cosa che più ci tenevamo e vogliamo appunto andare avanti proseguendo insieme a questo percorso. Ma a differenza di 5 anni fa, anche l'opposizione di centrosinistra si presenterà compatta sul nome di Igor Gabrovets, elemento che rende più complessa la sfida per il 12 giugno. Diciamo che rispetto a 5 anni fa, sì, potrebbe essere una novità, perché non si sono presentati l'altra volta uniti, quindi questa volta sarà una campagna elettorale più difficile, ma questo ci dà ancora più forza e più entusiasmo e più coraggio, perché non mi piace vincere facile, quindi ce la metterò tutta.